Più che un danno economico, uno inestimabile alla ricerca, che adesso subisce un brusco stop dopo il furto di oltre 35.000 barbatelle pronte per essere piantate e diventare vite. Siamo nei terreni dell'azienda Rivera, periferia di Andria, sono state portate via da un deposito. Si tratta di una pianta formata da un porta innesti, cosiddetto vitigno americano, e da una parte superiore che è la gemma da cui si ricava il vitigno desiderato. Il punto di arrivo, dicono, di un processo di selezione di almeno 3 anni sulle varietà autoctone come il Bombino Nero e soprattutto il Nero di Troia, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei vini. Questi sono progetti che dal mondo del vino hanno una prospettiva di 10-15 anni e che ne abbiamo svolto, diciamo, di nostra iniziativa, a nostro carico, pure in collaborazione con il CREA di Turi, quindi l'Istituto di Ricerca sulla Viticoltura di Turi, ed eravamo arrivati al momento finalmente di piantare queste barbatelle con queste nostre selezioni. E quindi, diciamo, questo, a parte appunto il danno economico, si tratta di uno stop alla ricerca della nostra azienda per la qualità dei vini nostri, ma poi alla fine di tutto il territorio. Per fortuna non tutto è andato perduto, alcune barbatelle sono state salvate. Il vivaio col quale abbiamo collaborato, che ci ha sviluppato le barbatelle, forse aveva creduto anche lui nel nostro progetto, aveva fatto qualche barbatella in più, e quindi una parte, almeno una parte dei vigneti riusciremo a continuare, insomma, a ripiantarli.